Affari di famiglia, Nasca e Timpano è bello, sembra una serie TV anni 60, 80, tipo 70-80. Nasca e Timpano, ehi Nasca, capito, tipo un po' di poliziotto, tipo sta schiaccio pure penso. Progressivo 659 Dead. Appia Mitos. Tu la prendi tanto per il culo, ma il 5 marzo 2004 con l'operazione Nasca e Timpano si viene a conoscenza di un traffico internazionale di droga il cui denaro ricavato da esso veniva riciclato in Belgio e nei Paesi Bassi. Quindi tu stai prendendo per culo una cosa giusta. Sono le uniche cose giuste. Cioè, sei insensibile, Sandro. Sei proprio, cioè, una cosa, non c'è non quella sensibilità. Foglia di sta città. Cioè, facciamoci a Davide, cioè, perché tipo... sta ride. No, perché Davide sta ride perché è transfobico. Nasca e Timpano. Ancora, vabbè. Ragazzi, sta ridendo così perché Sandro ha detto Nasca. Sembra una serie TV, una serie TV anni 70. Vabbè, potrebbe sembrare due, cioè me li immagino anche due tipi tosti, cioè sia Nasca che Timpano, forse uno con naso grosso e uno con orecchie grosse, potrebbe essere quello la grande caratterizzazione personale. Butigno dice operazione Wall Street era per i Morales. Per i murales Nasca uno pippa l'altro. Esatto. Davide, ci sei? Non ce la sta a fare Davide, che figura ci facciamo, dai. Comunque c'è anche operazione bocca di rosa, metà bocca di rosa. Secondo te cosa sarà? Bocca di rosa. Ti commuovo ancora perché quella fu un'operazione proprio Davide. Tu te la ricordi, ma? Ma ricordo quella, vedi, c'è ancora chi soffre, guarda Davide. C'è ancora chi soffre. Sì, perché fu un'operazione drammatica, perché cioè Nasca pippava, no? E invece quello con orecchie faceva, cioè, faceva la spia. Andava a dire a tutti che Nasca pippava. A una certa Nasca ha sbloccato. Oddio, ammazzi Davide.